Si ricorda che questa è solo una polemica di agosto, principalmente con quelli che non vogliono ammettere di essere stati ingannati dai modernisti del Vaticano 2013. Perciò, con la Chiesa Cattolica in sede vacante dalla morte di Benedetto XVI per chissà quanti decenni ancora, la cosa importante è prepararsi ora per fornire in futuro una possibilità ai sacerdoti di uscire dalla Chiesa anticonclave 2013, perché niente sacerdoti cattolici uguale a niente sacramenti cattolici. Adesso via con l'indagine. Ehi, scopriamone alcune. Settembre 2024, Mark Voice. In questo canale si legge la Declaratio, tutta la Declaratio, parola per parola, dando la massima importanza ad ogni parola. Così facendo, si scopre che nella Declaratio non c'è trucco e non c'è inganno. Benedetto XVI ha scritto tutto e il risultato è unico e senza dubbi. Pertanto, coloro che hanno ingannato tutti sono stati i modernisti del Vaticano 2013. Ora, dal video precedente, sulla lettera I qua in alto, ci eravamo lasciati che nella Declaratio si legge non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Opere, parole, soffrendo e pregando sono, secondo Benedetto XVI, le quattro attività di un Papa. Dove ha trovato Benedetto XVI queste quattro attività? E per quale motivo canonico le ha cercate? Benedetto XVI ha scritto «Sono ben consapevole che...» Per quanto riguarda le attività del Sommo Pontefice, se si cerca sul Codice di Rito Canonico, si trova che il Canone 331 parla solo di potestà suprema, piena e universale sulla Chiesa. Tutto qui. Le quattro attività della Declaratio sono assenti. Benedetto XVI ha trovato queste quattro attività esattamente dove ha scritto all'inizio della frase, dalla sua consapevolezza. Sono consapevole che sono ben consapevole che questo ufficio deve essere compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Questo inizio della frase non è un modo senza significato per cominciare un discorso come facciamo noi, come se la Declaratio fosse una chiacchierata tra amici. Questo inizio della frase significa sono ben consapevole che questa cosa è in questo modo. Sono ben consapevole che quest'altra cosa è in quest'altro modo. Insomma, sono ben consapevole che queste cose sono in questo modo perché lo dico io, Benedetto XVI. E questo vale da questo punto fino alla fine della Declaratio. Invece, se le quattro attività, opere, parole, soffrendo, pregando, fossero state presenti o in un canone, o in un documento, o nella vita vissuta di un papa del passato, allora Benedetto XVI avrebbe iniziato la frase citando proprio questa fonte e avrebbe scritto in base al canone X, o in base al documento Y, o in base al mio predecessore Z. Al contrario, specificare sono ben consapevole che significa affermare che tutte queste possibili fonti, come probabilmente il famoso Papa del primo millennio, sono state però talmente rielaborate e riadattate da Benedetto XVI alla propria vicenda personale, che il risultato finale
non ha più un legame significativo con quelle possibili fonti. Per cui Benedetto XVI, con l'espressione «sono ben consapevole che», ha proprio escluso qualsiasi altra fonte diversa dalla propria consapevolezza. Tutto quanto segue è al di fuori del diritto canonico, dei documenti e della storia della Chiesa. Per noi significa che queste quattro attività, opere, parole, soffrendo e pregando, sono una novità assoluta. Sono una creazione di Benedetto XVI. Infatti, come detto, il canone 331 sul Vescovo di Roma parla solo di potestà universale sulla Chiesa. Benedetto XVI lo ha potuto fare perché era sommo pontefice, per cui la prima sede non è giudicata da nessuno. Canone 1404. Eventualmente, chi non fosse stato d'accordo poteva contestare apertamente la declarazione ed agire in opposizione, mentre la mancata contestazione significa condivisione, accettazione per la successiva trasgressione. La prima parte della declaratio semplificata. Chiarita l'origine delle quattro attività del Papa, è possibile semplificare la prima metà della declaratio, eliminando il superfluo. Sono ben consapevole che l'esercizio del munus ufficio è costituito da quattro attività: opere, parole, soffrendo, pregando. Punto. Ora inizia la frase che contiene la parola ministero. Tuttavia, nel frenetico mondo di oggi, per esercitare le prime due attività generiche, opere e parole, che corrispondono alle attività specifiche del governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore. Vigore che ultimamente in me è diminuito per esercitare bene il ministero. Punto. La parola ministero è all'interno di questa frase. Perciò è il governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo. A capo. Per questo, ben consapevole delle conseguenze di quanto sto per fare, ha ripetuto l'espressione ben consapevole in modo da legare la rinuncia successiva al discorso precedente sulle attività. Ben consapevole delle conseguenze, rinuncio al ministero, ossia rinuncio a queste due attività. Di conseguenza vado avanti ad essere papa fino alla morte, però senza più né governare né annunciare, che sono solo due attività su quattro del papa. Pausa. Ora le domande che si possono avere sono tante, ma la più importante per il codice di diritto canonico è: cosa fa Benedetto XVI delle altre due attività, soffrendo e pregando? Risposta: dato che non ha detto nulla riguardo a queste attività, vuol dire che per lui cambia nulla. Comunque, Benedetto XVI, nell'ultima frase della declaratio, ha tenuto a precisare che anche in futuro avrebbe continuato ad esercitarle. Per quale motivo era importante precisarlo? La declaratio non è solo la riga della rinuncia. Tutta la declaratio è la rinuncia a due attività su quattro,
insieme alla prosecuzione anche in futuro delle altre due attività. Benedetto XVI le cose le ha scritte tutte. Non c'è trucco e non c'è inganno. Ora andiamo a prima che Benedetto XVI scrivesse la Declaratio. Occorre sapere che il canone 145 obbliga indirettamente la persona che ha ricevuto un munus ufficio, come quello del parroco, del viceparroco, del cardinale, del papa. Il canone 145 obbliga indirettamente questa persona ad esercitarlo. L'ufficio ecclesiastico è qualunque incarico, ve lo mostro anche in latino, così vedete munus, officium ecclesiasticum est quodiblet munus, è un munus, il parroco, il papa sono dei munus, costituito stabilmente per disposizione divina o ecclesiastica. Attenzione ora, da esercitarsi per un fine spirituale. L'ufficio munus è da esercitarsi. Il canone indica lo scopo dell'ufficio ecclesiastico, da esercitarsi per un fine spirituale. Di conseguenza, indica pure il dovere di chi riceve l'ufficio. Chi ha ricevuto l'ufficio del parroco, del cardinale, del papa, deve esercitarlo. Non può non esercitarlo. Se una persona smette di esercitare l'ufficio munus che ha ricevuto, allora può essere rimossa dall'ufficio. Canone 193, sezione 3. Un parroco come un papa, anzi, soprattutto un papa. Però fermi a legittimare il conclave 2013 organizzato dai modernisti. Applicando il canone 145 alla Declaratio, si comprende la struttura del documento che è tutta basata sull'esercizio del munus. Prima è presentato come composto da quattro attività. Poi c'è la rinuncia a due attività. Infine, nell'ultima frase, c'è l'assicurazione della prosecuzione anche in futuro delle altre due attività dell'esercizio del munus. Tutto questo perché Benedetto XVI non intendeva rinunciare al papato, per cui doveva continuare a rispettare il canone 145 anche in futuro. Cioè doveva continuare l'esercizio del munus anche dopo il 28 febbraio. Esercizio del munus per il quale ha preparato pure il titolo specifico di Papa Emerito o Romano Pontefice Emerito. Tutto è coerente. Non c'è trucco e non c'è inganno da parte di Benedetto XVI. Con tanti saluti alla legittimità del conclave 2013, preparato dai modernisti. È fatta. Abbiamo compreso la struttura concettuale della Declaratio, basata su quattro attività, poi due attività, poi due attività. E abbiamo cominciato a comprendere che l'ultima frase è importante quanto quella della rinuncia al ministero. Andiamo a vederla. L'ultima frase della Declaratio. Se la Declaratio è una illustre sconosciuta, l'ultima frase lo è mille volte di più. Eccola qui.
Per quanto mi riguarda, anche in futuro vorrò servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio. Innanzitutto, Benedetto XVI, utilizzando l'espressione anche in futuro, afferma che, come in passato e come al presente, anche in futuro proseguirà l'esercizio della quarta attività papale della preghiera. Da un punto di vista canonico è già tutto chiaro. Ha scritto che continuerà ad esercitare il munus petrino. Per di più, occorre tenere conto che gli uomini religiosi uniscono sempre alla preghiera anche le loro sofferenze, ad imitazione di Cristo. Perciò, in conclusione, si può proprio ricavare che anche in futuro Benedetto XVI proseguirà l'esercizio delle due attività papali, soffrendo e pregando. In questo modo Benedetto XVI continuerà ad esercitare il munus del Papa. Perciò continuerà a rispettare il canone 145, perciò continuerà ad essere Papa fino alla morte, addirittura col titolo specifico di Papa Emerito o Romano Pontefice Emerito. Come si constata nella declaratio, Benedetto XVI ha scritto tutto. Tutto, tutto, tutto. Anche senza conoscere il canone 145, si arriva alla stessa conclusione. Il canone serve sia come una conferma, sia come una giustificazione «non lo sapevo», per convertirsi finalmente a quello che ha scritto. Dall'altra parte, i cardinali avrebbero potuto benissimo contestare la declaratio e diversi mesi o anni dopo avrebbero potuto convocare un conclave di rimozione di Benedetto XVI per inadempienza sostanziale del canone 145, in quanto le attività di governo e di magistero sono fondamentali per la Chiesa proprio, come ha scritto lui nella declaratio, a causa del mondo di oggi soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede. Ma i cardinali modernisti hanno proposto unicamente un conclave che sapevano benissimo essere scismatico, perché se avessero proposto il conclave di rimozione, sicuramente ci sarebbe stata una contrapposizione tra i cardinali favorevoli e quelli contrari, e il conclave non si sarebbe mai svolto, o altro. Però, in generale, se c'è da dare la colpa a qualcuno, la si dà sempre a Benedetto XVI e mai ai cardinali. Andiamo avanti. Oggettivamente parlando, soffrendo e pregando, sono due attività? Risposta mia personale. Prova a pregare sistematicamente tutti i giorni e prova ad offrire la vecchiaia a beneficio di altri e poi mi dici se è un'attività oppure no e se non smetti di farlo. Chiusa parentesi. Come detto anche nel video precedente, Benedetto XVI ha qualificato soffrendo e pregando esattamente come opere e parole. Infatti, prima di tutto ha collegato questi quattro soggetti con la contrapposizione comparativa non solo ma non meno. Non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando.
A questo punto occorre considerare che stava parlando del munus che deve essere compiuto. Perciò è evidente che stava parlando di attività per compiere il munus. Ossia è evidente che abbia detto non solo con queste due attività, ma non meno con queste altre due attività. Anche ragionando in altro modo, occorre osservare che Benedetto XVI non ha fatto differenze tra i primi due oggetti e gli altri due, scrivendo ad esempio non solo con le attività del, ma non meno con, per esempio, l'impegno del. Perciò, poiché è assente la differenziazione tra i quattro oggetti o tra le due coppie, e poiché i primi due oggetti, opere e parole, sono evidentemente delle attività, l'unica lettura logica della frase è non solo con le attività delle opere e delle parole, ma non meno con le attività del soffrendo e pregando. Benedetto XVI le ha presentate così. Comunque ognuno la pensi, perché tanto la prima sede non ha giudice. Conclusione. Con questa ultima frase della Declaratio, per quanto mi riguarda, anche in futuro vorrò servire di tutto cuore con una vita dedicata alla preghiera. La Santa Chiesa di Dio, Benedetto XVI, afferma che continuerà ad esercitare una parte del munus petrino anche dopo il 28 febbraio. Quindi Benedetto XVI è rimasto papa fino alla sua morte. Che tipo di papa? Un papa regnante? Non più governante? Non più insegnante? Ma ancora intercedente per la Chiesa, ossia un Papa emerito, anziché un Vescovo emerito di Roma. Le attività tra i due possono essere anche le stesse, ma il titolo no. Chiuso il discorso sulle quattro attività, ossia sulla struttura della Declaratio. Nel prossimo video vedremo una polemica con quelli che dicono che Benedetto XVI avrebbe diviso il papato in attivo e contemplativo e anche per quale motivo Benedetto XVI ha scritto che il ministero gli era stato affidato dal conclave. Al prossimo!